C'è chi sfida le convenzioni e anche il momento difficile. Un negozio decisamente unico nel suo genere ha aperto a Casalmaggiore nei mesi scorsi, pagando lo scotto della pandemia inizialmente, ma ora capace di ripartire con la produzione che ha finalmente ingranato, a partire dallo scorso novembre. L'alchimista è Valerio Vaccari, originario di Viadana, che in strada Repubblica a pochi passi dalla frazione di Vico Bellignano produce bevande antiche nel pieno rispetto dell'ecosostenibilità e seguendo la lettera ricette addirittura risalenti al 1300. Deriva dalla mia passione che coltivo fin da ragazzo per l'epoca medievale in generale e per la storia in generale. Si partecipa, si fanno rievocazioni storiche, si facevano in realtà perché adesso non ho più l'età per partecipare e insomma si conoscono persone, amici, si conoscono anche queste tipologie di cose, di bevande, si prova a farle a casa. Poi a volte ci sono dei segni del destino, tipo anche ho ereditato un ricettario con una ricetta che appunto citava l'ippocrasso come prodotto, datata 1370, cosa piuttosto strana in quanto siamo più o meno nel periodo buio dove ci sono poche documentazioni e quindi diciamo la passione unita a questa eredità sembrava proprio un segno del destino che dovessi fare questa cosa. Ippocrasso, prodotto al momento in 500 unità al mese, idromele e sidro, venduti grazie a una collaborazione anche con alcune distillerie artigianali della zona parmense, un luogo del passato per scoprire sapori ancora validi e tutti da gustare. Per il momento facciamo ippocrasso, ci stiamo organizzando per produrre anche altre. Sono tutte produzioni fatte in collaborazione, nel senso vengono prodotte in un laboratorio esterno a questo, ma su insomma, nostre precise direttive. E abbiamo seminato tanto, abbiamo investito tantissimo, ma ci stiamo comunque togliendo delle belle soddisfazioni.